È brevissima, ve la faccio perché appunto Gabriele, me lo ricordo io dall'Aquila Sant'Anna a livello giovanile, quindi l'Aquila Sant'Anna può essere paragonabile come una società, come può essere il San Giuliano, come può essere l'Atletico Lucca, che poi dopo è andato all'Atletico Lucca, quindi ha fatto il campionato regionale, me lo ricordo, il campionato regionale allievi, quindi come ha fatto Cereda quest'anno, ha fatto il campionato Elite, allievi. Chi è quello là sdraiato sul tavolo? Capponi, buongiorno. Quindi ha fatto quello che, giusto Gabriele? Sì, Quello che state facendo voi. Ecco, poi è andato a fare la Juniores e qualcuno di voi, magari quest'anno, il signor Nanni, è andato a fare la Juniores nazionale, uguale identico a lui, giusto? A Givi Borgo. Quindi di una squadra di Serie D, te Nanni l'hai fatto di una squadra di eccellenza. Quindi diciamo è una storia che fra 3 anni, io ve lo auguro, la può avere Maccheroni. La può Maccheroni è già su un livello già di squadra professionistica, però magari è più difficile arrivare da un'altra strada. Però magari lui ora può essere facilitato perché gioca in una squadra professionistica, però dopo anche lì l'imbuto si stringe, quindi anche lui magari deve riandare in una Serie D. Lui però insomma è arrivato a giocare improvvisamente con merito dalla squadra Juniores e è andato in Serie D. Noi l'anno scorso abbiamo fatto anche un articolo raccontando la sua storia. E onestamente, come diceva anche stamani il suo babbo, dice anche io non mi aspettavo, e te, forse te stesso Sì. Gabriele, di aver fatto questa sbocciatura, cioè improvvisamente, io ho detto improvvisamente, ma non è anche un merito, improvvisamente perché ha fatto anche forse dei sacrifici, magari oggi ve lo dice, perché magari può succedere anche a voi una storia del genere, anzi ve l'auguro, però magari passando da un periodo difficile. Sì, molto. Dillo pure Gabriele, No, i sacrifici sono stati tanti. mettiamoci Io qui. diciamo che mi sono ritrovato mi sono ritrovato davanti un'occasione e ho cercato di sfruttarla. E sono partito. L'occasione è di andare nella rosa di una squadra di D, Esatto, sì. però non eri te il titolare. No, io facevo il terzo portiere e poi Senti. scendevo in juniores a giocare, ma fino a quando ho potuto, perché poi c'è stata un'interruzione per il Covid. E mi sono ritrovato con gente grande, gente di arrivato anche a 38 anni, per esempio Era. Elia Chianese. Sì. E in squadra che sono i classici vecchi della squadra di Serie D, e comunque mi hanno dato una mano e insieme a loro sono cresciuto, ma soprattutto sono cresciuto col gruppo portieri, perché avevo davanti Che avevi due due portieri. portieri, ecco, ma te eri proprio il terzo, Io ero sicuro. proprio il terzo, Senti terzo, storia. terzo. A volte anche quarto, perché c'era anche un altro ragazzo che veniva Senti. a allenarsi. Davanti avevo Diego Brandini, un ragazzo di Brescia, giovanile di Brescia, insomma, che ha fatto anche qualche panchina in Serie Senti, quindi ecco il passaggio di uno che invece arriva dai professionisti. Vedete la storia? Uno arriva dallo stage imparando fuel, Sì. diciamola per prenderci le nuove. Uno arriva invece dal Brescia, professionisti. Poi lo vedi, poi quando arrivi lì e ti mischi, e poi se la giocano. Vai. Davanti invece come primo portiere avevo Jacopo Pagnini. È un ragazzo del 97, molto molto forte, che diciamo insieme all'aiuto fondamentale, che è stato fondamentale del mio preparatore Geraci Alfredo, sono riuscito a allenarmi. Ero diciamo in un periodo, quello post-Covid, dove la mia condizione fisica non era ottimale, perché chiaramente non, stando a casa, non potendo fare niente, ho preso anche qualche chilo. E grazie appunto al Però preparatore, te si può ecco. dire, no? Allora poi entriamo anche in Sì, quello sì. specifico, tanto penso che abbiamo anche la, come si può dire, La la confidenza, sì. facilità e la Sì. confidenza, me lo permetto, no? Di dirtelo. Gabriele, anche quando è venuto a Corfino, io lo ricordo anche più da piccolo, poi già l'ho visto, perché si è detto 4-5 anni qui, io l'ho già visto, lui era un po' sovrappeso, giusto? E Sempre già stato. sempre stato, vedi? Come senza che nessuno se ne offenda, siete anche voi qualcuno di voi, eh? Poi però l'ho visto crescendo, l'ho visto già snellito, perché già hai avuto una fase di cambiamento anche qui, no?
Sì. Poi l'ultima decisiva l'hai avuta, ecco lì, ho tutte preso qualche chilo sul Covid. Per via del Covid, e poi ho passato dei mesi a quelli dove si poteva un pochino più riprendere l'attività, allenarmi la mattina in palestra e il pomeriggio con il mio preparatore, e in campo, insomma, e grazie a, che ci vuole anche quella, un'alimentazione sana. Ecco perché oggi, scusate, anche che ti interrompo, oggi ho detto, come giustamente Antonio vi viene sempre a dire, o quando volete prendere la roba tre volte, è chiaro, noi non è che si è qui a rompervi le scatole. Oggi Giuliano voleva fare la scarpetta e tutto, che o quell'altro che si mette 6 kg di parmigiano, però iniziate, e poi forse anche oggi con Gabriele è proprio l'esempio giusto, siate ad avere un regime alimentare giusto, perché poi ve l'ho detto, dopo 20 anni, fino a che avete ora 13, 15, 16 anni, non vi fa nulla, quando poi cominciate ad avere 20 e cominciate a prendere chili, poi questo è un discorso magari lo faremo anche venerdì con Angelo, e non curate il vostro corpo, e poi avete difficoltà ad emergere. Poi un ruolo come il portiere, dove devi portare via dei chili, giusto, sì, Gabriele? Sì, certo, certo. Quindi anche noi vi rompiamo le scatole, ma vi rompiamo, come diceva Giuliano, per il vostro bene, giusto? Te l'ho detto? Magari te dici, vai in culo Gino, ti incazzi, però in quel momento lì ti viene da dietro, perché non si dice, perché vi si vuole mandare dei messaggi. Certo, il fatto dell'alimentazione è fondamentale, poi c'è anche il lavoro in campo, fuori, e continuando insomma quello che stavamo dicendo. Poi l'anno dopo ho passato un'estate, comunque poche vacanze, tanti allenamenti. Quindi sei rimasto terzo portiere e portiere della Juniores. Esatto. Questo è il primo approccio, esatto, con sì, la Serie D. Sì. L'anno dopo invece mi sono ritrovato a scalare di una posizione, quindi a partire come secondo. E chiaramente dovevo sfruttare questa possibilità, perché hai davanti, come succede nel calcio, un altro compagno, un portiere, che gioca al posto tuo, è chiaro che devi fare di tutto per prendere il posto, funziona così. È la legge della vita, no? Fortunatamente dopo una partita proprio di campionato, questo portiere ha avuto una ricaduta da un infortunio che aveva avuto in passato. E ti sei fatto trovare il posto? Sì, la società ha deciso poi di puntare su di me. Non è andato a prendere un altro portiere? No, e da lì ho giocato tutto il campionato di Serie D fino ad arrivare a maggio dell'anno scorso, conclusa con la salvezza del Givibor in Serie D. E sei stato un po' una rivelazione per tutti, per primi noi che ti abbiamo avuto qui, e siamo stati sorpresi piacevolmente di questa tua esplosione.